Siamo con Paolo Cesana, direttore marketing di Ceramiche Refin. Gli chiediamo come è proseguita la collaborazione con i designer Massimiliano Adami e Luca Nichetto, che ha portato alle collezioni che vediamo qui a Cersaia 2010. La collezione è nata da una collaborazione iniziata l'anno scorso, che ha portato sia Massimiliano Adami che Luca Nichetto a realizzare con noi un'installazione al di fuori della Triennale Milano durante il Fuori Salone del Mobile di quest'anno, di aprile. Da lì sono poi nate appunto degli incontri successivi in azienda che hanno sottolineato, approfondito le tematiche del prodotto, perché i due designer avevano avuto solo brevissimi incontri, diciamo, con materiale ceramico. Qui hanno iniziato invece a studiarlo in profondità insieme al nostro laboratorio di ricerca e hanno tirato fuori dalla ceramica la loro creatività applicata al materiale, realizzando dei prodotti che sono molto differenti, perché Luca Nichetto è andato su una strada più industriale e ha creato un prodotto di largo consumo che ha sfruttato al massimo tutte le tecnologie oggi presenti sul mercato della ceramica, mentre Massimiliano Adami ha sviscerato più delle caratteristiche artistiche e artigianali del prodotto, utilizzando la piastrella e il materiale terra di cui è fatta la piastrella per far uscire proprio delle valenze artistiche, con una realizzazione terra viva che esprime proprio il passaggio del tempo sul materiale e dà una connotazione nuova alla piastrella in termini appunto di arte e artigianato più profondo. Sempre più ai designer è richiesto, come dicevi, di entrare nel processo produttivo del prodotto, non più di disegnare solo con un tratto, ma di capire come si costruiscono le cose, quindi di venire in azienda e vedere come fate a realizzare una piastrella. È stato così anche per loro? Hai trovato una partecipazione, una voglia di imparare, di apprendere le tecniche di Refin? È stato così senz'altro anche per loro, perché i designer questi con cui abbiamo collaborato noi sono molto attenti alla produzione, ai processi produttivi, e anche perché la ceramica oggi è una produzione comunque complessa, sempre di più, perché le tecnologie sono sempre più evolute, i materiali sono sempre più evoluti, il mercato richiede sia materiali più evoluti, nel senso anche di ecosostenibilità, nel senso di prestazioni, nel senso di prestazioni tecniche ed estetiche, e quindi il designer ha necessità di entrare a fondo nei processi produttivi, altrimenti non esprime niente di nuovo di quello che è stato fatto in precedenza. Tant'è che Luca in particolare è stato molto frequentemente da noi per imparare tutte le fasi di produzione del processo produttivo, e anche Massimiliano col suo progetto più artistico è stato frequentemente in azienda per imparare come la materia ceramica si comporta in determinate situazioni con determinate sollecitazioni.